Ed eccoci qui amici di Chef in Cucina, oggi puntata speciale insieme al nostro giovanissimo chef pasticcere Filippo Di Giovacchino. Ciao Filippo. Ciao Jennifer. Questa è una puntata speciale, come vi dicevo, perché anticiperà l'inserto che il centro dedicherà alle ricette di carnevale, quindi mi raccomando non perdete il prossimo numero in edicola, perché insomma ci saranno tutte queste ricette dedicate al carnevale, quindi avremo tanti dolci ma anche tante ricette salate, insomma ne vedremo delle belle. E la tua ricetta oggi è una ricetta tipica di carnevale ma leggermente rivisitata. Sì, andiamo a fare una millefoglia di chiacchiere. Oh, che con bella. Una crema al cioccolato bianco e del melograno. Senti, ma come fai a sapere che mi piace il cioccolato bianco? Non lo sapevi? Hai intuito. Bravo, bravo Filippo. Allora, di che cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno dello zucchero. Sì. Cioè, pure un po' del sale. Ok. Tuorlo. Sì. Poi qui abbiamo il cioccolato bianco che abbiamo ridotto a scagliette, vero? Sì. Cioè, quanto è buono. Lo scioglimento. Questa invece immagino, aspetta, posso nominare maizena? Sì, amido di mais. Hai visto come sono diventata brava anch'io? Sì. Quindi, allora, mescoliamo i nostri tuorli con lo zucchero. Con lo ovviamente zucchero. Io lo dico sempre ai nostri telespettatori che comunque per le dosi basta aspettare la fine della puntata. Stiamo mescolando lo zucchero con i tuorli. Sì. Andiamo a mettere l'amido. Ok, amido di mais. Sì. Quindi stiamo facendo praticamente la nostra crema col cioccolato bianco, golosissima. Ecco, tra l'altro ho scoperto recentemente, perché insomma io non sono per niente esperta in pasticceria, mentre nelle altre ricette me la cavo bene, la pasticceria proprio, siamo a due cose opposte, che nelle creme è sempre preferibile utilizzare amido di mais o addirittura anche amido di riso, non le farine. No. Soprattutto nelle creme. Latte. Ah, ecco, qui portato a bollore. Che avevamo qui latte e vaniglia. E vaniglia e basta? Sì. Abbiamo portato a bollore. Andiamo a mettere in tre riprese. Ah, ok. Quindi latte bollente che va ad aggiungersi ai nostri tuorli che abbiamo tuorlo mischiato. Tuorlo già così, già si è cotto. Già è cotto. Diciamo. L'abbiamo pastorizzato. Sì. Quanto è bravo Filippo che, ricordo ai nostri telespettatori, ha studiato all'Alma di Parma, quindi insomma un grande investimento per il suo futuro, anche perché la pasticceria, devo dire, è un mondo tutto a sé, tutto da scoprire, insomma non è che ci si improvvisa tanto, bisogna essere, cioè mentre bisogna magari bisogna rispettare proprio le dosi, mentre magari nella cucina sai si può un po' cambiare qualcosa. Mettiamo tutto sul fuoco. Ah, ok, torniamo sul fuoco quindi. Andiamo a cuocere la nostra crema. Per più o meno? Non c'è un tempo. Ah, quindi ci rendiamo conto al momento in cui è addensa la crema. Sì. È cotta, un po' come la pasticcera normale. Quindi dobbiamo girare per evitare che si attacca che sul fondo. Che si attacca per non evitare i grumi. Ok, quindi un po' di pazienza. Ed eccola, si è addensata la nostra crema. Quanto è bella, quanto è profumata. Molto vaniglia. Adesso che facciamo? Andiamo a versare il cioccolato. Ah, la mettiamo nel cioccolato. Sì. Ok. Quanto profuma. Andiamo a creare l'emulsione. Ok. E come si fa? Cioè io veramente pensavo tu facessi il contrario, mettessi il cioccolato nel padellino, lo facessi sciogliere, invece no. No. E invece no. Che dobbiamo facciamo? Creare l'emulsione. Ah, quindi a mano. Facendo frizione. Dobbiamo frizionare. Frizionare sul. Sì. Giustamente il cioccolato fonderà con il calore della crema. Cioè, questa deve essere buonissima. Molto, molto, sì, molto golosa. Molto pure grossa. E non ce lo ricordare, so che per te non rappresenta un problema. Ecco, la nostra crema è pronta. È pronta. Che bella questa crema, complimenti al nostro chef. La struttura glielo dà il cioccolato. Sì. Quando la dobbiamo far raffreddare? Sì. Quindi questa diventa bella. Bella densa. Ed eccola.
questo punto, per far sì che sia carnevale, abbiamo l'impasto delle nostre chiacchiere, che il nostro Filippo, ovviamente per tempi televisivi, ha preparato in precedenza. Raccontaci brevemente come l'hai fatto, tanto poi comunque gli ingredienti sono a fine puntata. È un impasto fatto da 500 grammi di farina, sì, burro, 50 grammi, sì, 30 grammi di grappa e dello zucchero. E dello zucchero, ammazza che memoria. Bene, ok. Un po' di aromi, vaniglia e limone. Sì, quindi impasto veramente molto semplice. Quindi possiamo passare alla frittura, certo, delle nostre chiacchiere. Eccole qua. Ovviamente olio molto buono. Quanto sono belle, che belle bolle. Hai visto? Eh sì, te la chiacchiera deve essere proprio così. Deve fare le bolle per essere buona. Anche tu stai utilizzando olio di arachidi per friggere, sì, giusto? Mazza quanto sono belle. Sono proprio, le chiacchiere sono proprio il dolce tipico di carnevale, si fanno praticamente ovunque, poi ognuno aggiunge degli aromi a sì, scelta. Però sono curiosa di provare il tuo impasto, guarda, ti prometto tutto che le farò. Semplice. Beh, la semplicità alla fine dà sempre buoni risultati. A volte secondo me nella cucina bisogna più togliere che aggiungere, ultimamente si aggiunge troppo, me è vero. Invece magari togliendo qualcosa il risultato ci guadagna. Colorazione. Che colore deve essere questo? Dorato. La doratura perfetta della chiacchiera. Quindi non devono scurire troppo. Ecco, vedi, utilizzando una pinza magari si riesce anche a gestire meglio la cottura. Ed eccoci qua, le nostre chiacchiere sono fritte, belle croccanti. A questo punto andiamo a comporre A comporre il piatto, sì. Ok. Devo mettere sotto una chiacchiera. Sì, ovviamente noi utilizziamo delle chiacchiere preparate in precedenza perché devono raffreddare. Devono raffreddare. Così come anche la crema. Mettete dei piccoli spuntoni di crema al cioccolato. Al centro andiamo a mettere il coulis al melograno. Sì, questo come si fa? Molto brevemente. Un succo. Quanto è bello. Con della agar-agar, ok. Portato a bollore, raffreddato e mini pimerato. Oddio, quanto è bello questo dolce, Filippo. Che eleganza. Grazie. Complimenti. Chissà che dice papà Antonio. Gli piacerà? Che dici? L'ho assaggiato? L'avete sperimentato? Questo lo assaggio io oggi. Poi mi piace questo abbinamento col melograno. Frutto tipico invernale che ci sta veramente bene bene bene. Da colore, da sì, sapore. Ah, facciamo ancora più alta. Andiamo a finire il piatto. Mi piace questo dolce, Filippo, perché comunque rispetta perfettamente la tradizione del carnevale. E vi ricordo che prossimamente in edicola avrete questo inserto del centro dedicato proprio al carnevale, dove trovate tantissime ricette. Mi piace perché è semplice da rifare anche a casa, quindi ci stai dando una versione delle chiacchiere super innovativa, moderna, gustosa, ma facile da rifare a casa. Veramente, complimenti. Ricette semplici. Sì, esatto. Bellissimo. Poi devo dire, è di un'eleganza incredibile.
E ci siamo. Piatto è pronto. Bellissimo Filippo, complimenti. Grazie Jenny. Un talento questo giovane grazie. Chef pasticcere. Complimenti e grazie. E vi ricordo di prendere l'inserto del centro in edicola dedicato al carnevale, perché troverete questa ricetta insieme a tante altre. E noi ci vediamo come sempre tutti i giorni su Rete 8. Grazie al nostro Filippo. Grazie Jennifer.